Allora, e niente, questo è un video così, tanto per, perché ho fatto questa scelta, contro la mia volontà in realtà, di passare da Samsung, questo mio vecchio telefono, ad Apple. Perché di questa scelta? In realtà è una scelta un po' forzata perché me l'hanno regalato. Ora sto viaggiando con un iPhone 10, quindi non mi ricordo neanche di che, in che anno è uscito, però un iPhone 10 e adesso me l'ha regalato mio zio, me l'ha regalato, perché ho fatto questo cambio, perché questo qua, mio vecchio, mi stava iniziando ad abbandonare, o meglio, funzionava tranquillamente, perché lo uso per fare, cioè l'ho sempre usato, solo che aveva un problema con la batteria, cioè quando arrivava sotto il 50% in 5 minuti si scaricava del tutto, quindi cioè, era un po' un problema che doveva stare quasi sempre sotto carica, e aveva problemi di memoria, cioè ne aveva poca, per problemi di memoria legacy non ce n'era, perché cioè, aveva 32 giga di memoria e sono pochi, mentre questo qua ne ha 256. Sono abbastanza per quello che io uso il telefono. E questo l'ho avuto ieri. Ieri ho avuto tanti problemi a spostare i file da un telefono all'altro, perché proprio è particolare come cosa, ecco, mettiamola così, è particolare, che è un, cioè, per passare dei file, cioè dei file, quindi contatti o immagini, se lo so, ci si mette così tanto. Cosa ho riscontrato in questo, diciamo, giorno di utilizzo? Questo poi sarà un video che poi rifarò fra un mesetto, penso. E che, per esempio, io su Spotify, qua al telefono, ho delle canzoni, banalmente, i vari QVC di Jamie Tides che non stanno su Spotify, ma c'è il Mixtape 1, per esempio, e li ho salvati nel telefono. E li ho poi su Spotify, perché Spotify permette di mettere anche nelle tue playlist i file e i vari file salvati nel telefono. Cosa che qua non sto riuscendo a fare, quindi chiedo una mano perché non so come si fa. Poi altra cosa che ho riscontrato è che qua su iPhone è peggio rispetto a Samsung è la gestione delle impostazioni, cioè su Samsung sono molto più, come dire, cioè più semplici, ecco, mettiamola così, mentre su iPhone devo cercare te, e spesso sono un po' un portello, perché sono nascoste, oppure sai di chi, come, dove sta. Poi per il resto, cioè per come lo uso io il telefono, ecco, non è che cambi più di tanto. E io ho sempre avuto Samsung, questo è il mio primo iPhone, quindi cioè, adesso, la botta che ho preso sarà bella grande, devo abituare. Ecco, una cosa che è meglio su Samsung è Health, Samsung Health, mentre l'app salute su iPhone è un po' più, è molto più, come dire, cioè, entrambe le applicazioni sono molto dipendenti dallo smartwatch, un Gear, Galaxy Gear per Samsung, Apple Watch per Apple, però quella di Samsung è fatta un po' meglio, quella di Samsung, più per una questione di sia di interfaccia, ma anche di, come dire, servizi che dà. Cioè, su quella di Samsung, vabbè, tolto i classici passi, classici passi, no? Quello lì, passo e quello lì bruciate, che erano entrambe. Quella di Samsung c'ha anche, per esempio, l'acqua, va a bicchieri, quindi indicativamente tu dici quanto è un bicchiere, quanto è un tuo bicchiere d'acqua, e lui tu basta il clic, dici ok, ho bevuto, sai, un litro d'acqua, 5 bicchieri, basta, per esempio. E poi le calorie, c'è la parte che gestisce, che sono le calorie di Samsung, tanta roba, per un motivo molto semplice. Cioè, tu dici, ho mangiato pasta al sugo? La pasta al sugo e ti dà le calorie effettive della pasta al sugo media, ok?
Assolutamente, ti dà anche, e poi ti dà tutti i valori nutrizionali, mentre la cosa che Apple non fa, cioè tu lo devi sapere te quante calorie hai assunto in una giornata. Ok, questo è acceso, perfetto. Vabbè, e quindi questa è l'unica cosa che ho, un lato negativo. Un altro negativo che ho beccato subito è di Apple, il fatto che io non posso scaricarmi le cose. Cioè io adesso vorrei vedere come riesco a scaricarmi, per esempio, Pokémon MMO, che ce l'ho qua sul tablet, se riesco a scaricarmelo qua, che comunque schifo non mi fa come cosa giocarci dal telefono. Poi per il resto, tutto il resto mi è rimasto uguale, tutto il resto. C'è Spotify che è molto più reattivo qua su iPhone, e poi basta. Quindi adesso, al momento, oggi che è il giorno è oggi, 27 di marzo, è un 50-50, cioè ancora preferisco Samsung. Ci vediamo fra un mese? Boh, vediamo.